Negli ultimi 90 minuti regolamentari del girone C della categoria regina si mettono di fronte al Saverio Zanchi di Anghiari, la Baldaccio Bruni ed il Foiano con i biancoverdi che devono vincere per la salvezza, del Foiano che invece potrebbe accontentarsi di un punto. E allora tutti pronti per questa ultima giornata tra Baldaccio e Foiano, un buon divertimento a tutti da Francesco Benincasa con alla telecamera Pietro Marconi. Sguardo ai portieri e ci siamo, si può giocare questa ultima giornata del girone C di Eccellenza Toscana. Modo, palla che rimane lì, Piccini, il controllo del numero 2 a puntare Mostacci, prova a cercare il fondo il numero 2, il cross, poi la toccata da parte di Tinti, corner per la Baldaccio Bruni, rischio per il Foiano. Arriva Pavani, eccolo qua servito il numero 11 Amaranto, il cross di Innocentini alla ricerca di pareggi con la testa, l'1-0 per il Foiano al minuto 27, Foiano 1, Baldaccio 0, a segno pareggi classe 2002 che è staccato benissimo nella pennellata da parte di Innocentini per l'1-0 del Foiano, lo avevamo detto poco fa. Paganelli e Adriani, attenzione anche all'altezza di Polizzi e quella di Cameni, gran bagarre davanti a Bettoni. Pavani sul palo, Giorni con il destro a girare all'interno, Giorni sul palo direttamente. Baldaccio, forse l'ultima azione, fischietto in bocca, duplice fischio, tutti a riposo per 15 minuti sul punteggio di 0-1 con il gol di pareggi. E questa volta ci siamo, se 45 minuti sono stati scritti, 45 adesso da scrivere. Cinelli con le mani dentro a cercare Polizzi, Cameni, il controllo poi allontana Innocentini, è andato giù un giocatore del Baldaccio, si continua a giocare. Giorni allora pensa addirittura al tiro, Giorni, che gol da parte di Giorni che va a prendersi il boato del comunale di Anghiari, mamma mia che gol Giorni, non ci ha pensato due volte, è andato a calciare sul secondo palo. Andrà Giorni a velocizzare, è finita, anzi no, sì, triplice fischio allo stadio Saverio Zanchi, il Foiano con questo pareggio è salvo.